Ci sono molti, ma molti di voi che si trovano in quella situazione della serie, non riesco a guardare avanti né nemmeno indietro. Adesso non posso né scendere né salire, né scendere né salire, né scendere e né salire, rimango qua. Cioè, che si sentono veramente immobilizzati. Immobilizzati nel passato, immobilizzati nel fatto di dire: se non torna la mia ex, non credo che riuscirò ad andare avanti con nessun'altra. E nel mentre che il processo di riconquista prende forma, praticamente stanno lì a girarsi i pollici. Brutta è questa sensazione, la sensazione di essere veramente paralizzati. Adesso ne parliamo e vediamo dei rimedi, ma non Ok. prima, come sempre, di averti ricordato chi sono. Cioè Marco, un consulente relazionale laureato in psicologia che già da diversi anni opera nel settore per aiutare persone motivate di successo che però stanno avendo qualche intoppo nella vita sentimentale e che vorrebbero investire per migliorare il proprio benessere a seguito del lutto da separazione, nonché aumentare al massimo la probabilità di reinterfacciarsi con la persona che ancora desiderano. Se ti rivedi in questa descrizione, mi raccomando, vai lecito in descrizione dove trovi tutti i servizi che fanno a caso tuo. E proprio veramente al caso tuo, cioè questo video è proprio, cioè il trampolino di lancio praticamente, perché devi agire. E devi agire perché la tua vita, lo ricordo per quelli che non se ne fossero accorti, non durerà per sempre. Quindi ogni momento che tu perdi, ogni giorno che tu perdi, tra virgolette, nel non agire, nel non fare cose, nel non addivenire a nuove conclusioni, perché ci sta a soffrire, ci sta a rimanere un attimino sconquassati, ma a patto che questo sconquassamento generi in te giorno dopo giorno nuove consapevolezze, come per esempio le consapevolezze che ti posso aver passato io o quelli che fanno il mio lavoro, cioè come funzionano le relazioni, quali sono le cause di rottura, cosa ci fa restare assieme e cosa eventualmente potrebbe farci tornare a stare assieme. Ecco, queste sono tutte consapevolezze che imparate rendono la tua giornata più viva, più ricca. E rendono anche te ovviamente una persona migliore, è chiaro. Però tutto quel tempo che tu passi veramente a piangerti addosso, se ci pensi un attimo, non ti torna più indietro. E sai bene che la sofferenza, per quanto inevitabile, in buona parte è una nostra scelta. A volte diventa la nostra coperta calda, diventa la nostra nuova zona di comfort, diventa come un adagiarci nella sofferenza della serie. Non riesco a fare queste cose perché sto soffrendo, ma quelle rischiano talvolta di essere delle scuse. Perché non stai prendendo azione, perché non stai investendo su te stesso nella maggior parte dei casi, non stai cercando di guardare la sofferenza da un'altra prospettiva, perché siamo noi che diamo valore alle cose ed è il valore che diamo alle cose che determina la sofferenza, quindi relativizzando il valore, guardando la cosa appunto da un'altra angolazione, noi possiamo relativizzare anche la perdita e questo anche significa accettare, elaborare il lutto, superare le varie fasi. Quindi, se ti trovi in una fase in cui sei veramente trattenuto, innanzitutto cerchiamo di capire che cacchio ti sta passando per la testa. Probabilmente sei troppo legato al passato per poter vedere un futuro senza tale passato. Quindi il passato è la tua zona di comfort, dove è la tua oasi felice in mezzo al deserto, dove si annidano i ricordi belli. E diciamo che la tua mente quindi non vuole staccarsi da lì perché là fuori, e quindi tutto ciò che riguarda l'agire e il futuro, è incerto, potrebbe portarti sofferenza, quindi meglio restare legate alle cose che ci fanno star bene. Ma tali cose non esistono più, però nella nostra mente sì, sono reali. E il piacere che noi proviamo nel rievocare i momenti belli con la nostra ex sono assolutamente reali, anche perché la nostra mente non distingue molto bene ciò che è reale da ciò che è immaginario. Ti faccio un esempio. Se io ti faccio immaginare di scalare una montagna, di fare arrampicata su una parete molto ripida, senza alcuna protezione, e sei lì, c'è il vento che spira, e tu sei lì che ti aggrappi e fai passo dopo passo, probabilmente avrai come risposta fisiologica il sudore di mani. Poi magari non ce l'hai, però in linea di massima sì. Perché? Perché la tua mente ha codificato quello stimolo, l'ha vissuto e ha risposto fisiologicamente come se lo stimolo fosse appunto reale, ma non c'era nulla di reale, c'ero solo io che te lo raccontavo. Ora, abbiamo detto che il nostro obiettivo è quello di vivere una vita migliore, che sia con la ex, che sia invece da soli o con altre donne. Ti ricordo a tal proposito che se tu ti sei reso conto che la tua ex non fa il caso tuo perché, insomma, era una persona oggettivamente di poco valore o ha dimostrato delle lacune veramente enormi per quella che è una relazione a lungo termine, o banalmente la tua riconquista non sa da fare, ma allo stesso tempo ti senti immobilizzato in queste sabbie mobili di cui ti sto parlando adesso, in descrizione trovi il mio servizio Rimettiti in pista che ti aiuta a rimetterti in marcia nel mondo del dating dei giorni nostri, che è un po' una giungla, quindi può spaventare e non poco. E vedi, per esempio, la fattispecie che ti ho narrato adesso
È classica, della serie. Razionalmente io so che non devo tornare con lei, ma non posso fare a meno di essere legato a lei. Allora noi che facciamo? Beh, innanzitutto lavoriamo su di te e sulla tua abbondanza. Tante più fattispecie andranno bene nella tua vita, tanto più andrai a relativizzare la perdita che hai avuto con lei. Chiaro che se una persona ha poco o nulla, è normale che ogni cosa che viene a mancare ha un peso ulteriore maggiore, come uno sgabello che perde un piede. E se già di piedi ce n'erano 3 invece che 4, adesso ce ne sono 2 invece che 3, lo sgabello si cappotta da un lato. Quindi cerchiamo di creare abbondanza. È normale che se tu dovessi assecondare le tue sensazioni, te ne staresti rannicchiato in un letto. Ma noi non dobbiamo fare le cose sulla base di ciò che ci sentiamo di fare. Questo è quello che sbagliamo. Non mi sento tanto. Devi fare ciò che è funzionale e meglio per te, soprattutto sul lungo termine. Perché sennò, scusa, se legittimiamo la cosa del devi fare quello che ti senti, come molti dicono là fuori, stiamo sostanzialmente legittimando il fatto di prendere a schiaffi le persone che non ci stanno simpatiche, di disertare il lavoro, di non essere dei padri o delle madri premurose, ma ti pare? E allora perché questo atteggiamento non dovrebbe valere con noi? Va bene essere clementi con noi stessi se proprio il picco di sofferenza è massimo, ma dopo un po' bisogna leccarsi le ferite e mettersi le gambe in spalla, perché le cose migliori non accadono da sole. È un po' come conoscere la donna della tua vita. Sì, può capitare la botta di culo che ti arrivi da sola perché te la presenta un'amica o c'è la situazione da film in cui la becchi al bar e via. Ma nella maggior parte dei casi dovrai rimboccarti queste belle manicozze e fare il tuo lavoro, conoscere altre persone, finché scremando e scremando non arrivi a quella pepita d'oro. Capisci che ti voglio dire? Non adagiarti nella tua sofferenza, agisci. Il solo fatto di agire ridurrà notevolmente l'ansia. Questo perché? Perché l'ansia ha una struttura prevalentemente anticipatoria, vale a dire noi siamo in ansia per un evento futuro che sta per accadere, che potrebbe accadere, quindi sono in ansia del fatto che non riuscirò a ripartire senza la mia ex. Ma inizialo a fare e vedrai che iniziando a fare delle cose giornalmente, che sia veramente decidere di uscire con un amico, approcciare nuove donne, che sia veramente di dedicare 20 minuti al giorno alla meditazione o all'allenamento fisico o in generale a uno sport, già di per sé affievolirà questa sensazione, perché la tua mente dirà beh caspita, rispetto allo scenario orrorifico che avevo prefigurato, la realtà non sembra così malvagia, tutto sommato oggi vedi me la sono barcamenata e ho fatto più o meno tutto quello che mi ero proposto di fare. Innescherai sostanzialmente un ciclo di motivazione intrinseca ed estrinseca grazie ai risultati che vedrai arrivare, cioè le persone che ti vedranno meglio, le cose che farai che ti daranno soddisfazione, che creeranno mentalità d'abbondanza. E tale cosa va bene sia che tu abbia deciso di abbandonare la riconquista, sia che tu la voglia fare, perché comunque, durante per esempio il famoso periodo di distacco, che fai? Appunto, stiamo lì a fissare il soffitto? Ma assolutamente no. Tanto più arriverai corazzato e in abbondanza, tanto più, uno, sarai efficace a livello comunicativo, se lei ti darà spazio per poter comunicare. Numero due, accuserai molto meno la questione del ah però mi ha risposto male, non mi aspettavo mi rispondesse così e bla 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 bla. Insomma, diventerai molto meno sensibile agli agenti esterni, che è esattamente ciò che vogliamo. Noi non vogliamo che una cosa esterna possa spezzarci a metà. Potrà magari piegarci momentaneamente come puoi essere adesso e non c'è nulla di male. Ma dopo essersi genuflessi ci si rialza in piedi, non credi? Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incassi e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti.